Polizia! E la Pignieri! Polizia! E la Pignieri! Polizia! E la Pignieri! Polizia! Polizia! Carabinieri! Polizia! Carabinieri! Polizia! Carabinieri! Ah! Ah! Polizia! Carabinieri! Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per la nuova puntata di Delitti e Misteri. In questa avete potuto vedere dal video iniziale sul gruppo Castillo. Oggi parleremo di Baby Gabby, come era un fenomeno inquietante e addirittura in pericolosa crescita. Per capire meglio, approfondire questo delicatissimo tema, parleremo del caso di Antonio Scagna, quell'uomo che quei ragazzi del gruppo, i ragazzi scellerati, criminali, hanno consacrato di botte mentre se la ridevano e filmavano. Ne parleremo in studio con la dottoressa Tamara De Lucca, educatrice professionale per minori e tutore legale per minori. Bentornata tra noi, dottoressa. Grazie. Con l'avvocato Tiziana Cecere, avvocato penalista, presidente dell'associazione Fermi con le mani, bentornata anche lei, avvocato, e con Gianfranco Marullo, ma è vostro giurista, amico Gianfranco Marullo, criminologo. Grazie di essere con noi, Gianfranco, con noi ci vediamo quasi ogni settimana. Bene, abbiamo visto questo filmato agghiacciante, questi ragazzi che stavano minando con masse, con mani, cioè hanno fatto di tutto e di più, un anziano, tra l'altro, un anziano di ormai da 65-66 anni, penso, no? Con problemi psichici, non hanno avuto pietà di nulla, hanno seguito il potere, hanno nominato già precedentemente, sono stati dei episodi di violenza, e Gianfranco, parlano di microcriminalità, ma questa criminalità, bella buona, criminalità è una... Il gruppo non a caso viene chiamato branco, no? Perché c'è un motivo, perché proprio il branco segue anche un leader fondamentalmente, quindi bisognerebbe capire anche chi ha deciso, chi era il personaggio di riferimento di questo gruppo. A volo la prima cosa che mi stupisce è come questo tipo di attività violenta, che diventa per alcuni casi parte con un gioco, il bullismo, diciamo, si parte con un gioco per poi arrivare anche a violenze fisiche, non solo fisiche, ma anche psicologiche, spesso sono quelle più nascoste, e si arriva poi a commettere anche reati più gravi come violenza, ferimenti, e in questo caso sembrerebbe anche un omicidio. La cosa che mi stupisce di questo video è intanto il poveretto che tenta di difendere, ma soprattutto questa persona chiama polizia e carabinieri. E c'è un silenzio di tomba. Adesso la cosa non succede in un'area isolata, in una piccola casa in mezzo alla campagna, e quindi è possibile che nessuno abbia sentito, che nessuno abbia avuto il coraggio, non dico di telefonare ai carabinieri, ma di andare dai carabinieri, mandare un messaggio, di incontrare un maresciallo, no, nei paesi, e dire guarda che lì succede questa cosa contro questa persona. Anche io adesso non conosco bene la situazione, ma anche gli assistenti sociali, questa persona da qualcuno sarà andato forse a lamentarsi, no? Perché lì è stata una grossa sottovalutazione, con ammessa, secondo me, anche omertà o disinteresse. E non vorrei dire anche forse con un certo che va bene, tanto sono ragazzi, no? Quella famosa battuta che pure potremmo fare. Quindi questa è la cosa che mi stupisce soprattutto, perché dà la sensazione proprio di una solitudine per certe persone,
E garantisce poi a chi li aggredisce, a chi si aggrega per fare e commettere determinati atti di violenza, una sorta di impunità, una sorta, poi questi si facevano chiamare pure una sorta di clan degli orfanelli, no? Quindi avevano fatto un gruppo. Da quello che risulta poi, loro riprendevano, perché queste riprese sono riprese dai loro cellulari, qui c'è l'uso anche del cellulare come momento di blocco di una immagine, di una realtà, di un evento, ma soprattutto quando qualcuno adulto dice ho cancellato tutto dai cellulari perché vi hanno identificato. Questa è anche una cosa interiormente grave. Quindi questi sono i problemi. Poi si parla di baby gang, certo si parla di gang, ma questo è un fenomeno mondiale, no? Se noi pensiamo alla polizia americana, alla polizia inglese, anche se non c'è, ormai hanno delle sezioni investigative esclusivamente per i minori, contro le gang dei minori, no? Quindi evidentemente c'è una costruzione di gruppi di ragazzi che passano dal essere dal momento divertente, ludico, anche se vogliamo, di suonare il citofono e scappare, lo metto così facilmente, per passare a comportamenti più aggressivi, per passare a comportamenti di traffico di stupefacenti, per passare a attività puramente criminali, senza valutare poi nel lavoro, generalmente sono minori, senza valutare i rischi e anche giudiziari che si possono incorrere. Ecco, questo è, diciamo così, come prima immagine, ovviamente questa poi possiamo affrontare. Avvocato Cesare, è un'azione criminale di fascino di questi giovanissimi, 14 ragazzi, dei quali ben 12 minorenni, ma io volevo leggere alcune cose riguardo al provvedimento estremo dei tre giovani, dei minorenni, dove si parla di trattamento inumano e degradante per la dignità della persona, persone, per questo, aggressioni, con mazze e bastoni, lesioni, sputi, derisioni, offese, bestemmie, intenzioni, danneggiamenti e razzia, tutto ripreso tra risa e tra grida di scherno. Come si può arrivare a tanta crudeltà a 12 anni, a 14 anni? Purtroppo devo dire che oggi, almeno gli esperti che si occupano di disagi giovanili, non si sottrangono. Perché adesso gli adolescenti, diciamo nella fase che va dai 12 più o meno ai 17-18 anni, sono motivati da un continuo superamento del limite, dal controllo sulla vita evidentemente degli altri, accelerando ogni tipo di situazione per provare delle sensazioni forti. Sono motivati dalla volontà di raggiungere le dette sensation seeker, che sono sensazioni che portano gli adolescenti di oggi a superare la soglia e sono pronti a fare qualunque cosa pur di provare le emozioni forti. Quindi in realtà tutto parte veramente da uno scherzo, perché paradossalmente per loro che vivono queste situazioni pensano veramente di essere coinvolti in uno scherzo. Quindi la crudeltà che è connessa a queste azioni purtroppo oggi coinvolge gli adolescenti in un modo spontaneo. Quindi il limite tra lo scherzo e il gioco pericoloso al crimine è veramente labile, è veramente breve, e i fenomeni sono come questo delle baby gang, ma che riconnettiamo molto al bullismo e anche al cyberbullismo, perché questi video sicuramente sono stati creati con l'intento di renderli virali, di farli girare, di dimostrare queste prove che erano riusciti a superare gli orfanelli, e quindi perché ragazzi evidentemente che si erano dati forse questo soprannome per dimostrare che quasi i figli di nessuno erano arrivati a fare un'impresa eccezionale. Quindi la preoccupazione di queste vicende non deve coinvolgere la società o gli esperti solo nel caso eclatante del crimine violento, ma ci deve coinvolgere tutti prima, perché dobbiamo operare con degli strumenti di prevenzione veramente più efficaci evidentemente sui giovani. Professore Luca, lei lavora con noi, educatore professionale del crimine, e poi ha corretto quali sono poi le motivazioni di questi ragazzi. E poi voglio fare la stessa domanda anche a lei. Ma cos'è che spinge i giovanissimi? Qua parliamo
da 14 ai 17 anni ha tanta violenza, tanta crudeltà, e ridere su tanta crudeltà soprattutto. Soprattutto. Quindi soprattutto ridere di tanta crudeltà, perché succede? Perché come hanno detto i colleghi, chiaramente si parte dal gioco, però non è un gioco fino a se stesso, è un gioco che parte soprattutto quando poi si danno le regole, no, del gioco, del gruppo, un gioco che parte per avere in realtà un ruolo in questa società. Il fatto stesso che i ragazzi abbiano scelto di chiamare la chat gli orfanelli, no? Il mio rimando è al senso di solitudine che questi ragazzi provano all'interno della società. E il fatto della scelta anche del lotaccio del villaggio, così come veniva etichettato il signor Stano, anche lui paradossalmente una persona sola, senza un ruolo della società, sola, disabile, senza rete familiare. Quindi che cosa ci dice questo? Da educatore, se devo leggere la situazione fotografata in questo modo, in realtà, voglio dire, mi riconduco a una società che chiaramente non riesce ancora oggi, nonostante noi con la nostra associazione Femmine con le Mani non ci fermiamo nella prevenzione e nella sensibilizzazione dei valori umani, quelli che oggi i ragazzi assolutamente non conoscono, non comprendono e non mettono in atto in nessuna situazione. Anzi, la crudeltà parte proprio da quello. Cioè il fatto di deridere i loro stessi atti così cruenti nei confronti di questo, insomma, di questa persona sola è un chiaro, insomma, campanello d'allarme che ci deve far pensare molto. E se non fosse altro che all'interno del gruppo c'era già stato un ragazzino che mentre questi atti venivano messi in chat l'aveva mostrato alla professoressa. Che cosa è mancato a quella professoressa? Noi non lo sappiamo oggi se quel ragazzo voleva in qualche modo chiedere aiuto mostrando quel video. E non è stato capito questo bisogno, perché lo avesse fatto da solo chiaramente sarebbe stato etichettato dall'intero gruppo. Probabilmente il ragazzo voleva comunque comunicare qualcosa, ma non ha trovato riscontro nell'adulto, perché la professoressa, insomma, si è limitata alla telefonata alla famiglia. Guardate, io oltre alla lezione di questi ragazzi che hanno commesso un decido poi di fatto, che sono molto come conseguenza del prestaggio, un bastone, un mazzo, eccetera, ma la cosa che prima è stato detto senza parole, basito, è stato qui in Giazzoni, è stato la mamma di questi ragazzi minori, che io ti vorrei leggere. All'inizio quasi si può essere addosso una parte della colpa, no? Lei dice, come genitore abbiamo fallito, non siamo riusciti a giocare la linea di confine tra il bene e il male, poi cambia marcia e basta guardare lo speso. No? Sostenevo addirittura mio figlio e confermo solamente di aver ricevuto il video di essere sulla chat sbagliato. Ecco, si può giustificare un figlio dopo un fatto del genere? Quindi sono pezzi ai doni, quindi allora lì per me mi riallaccerei però a quello che bisogna mettere qui. Cioè fondamentalmente cosa manca nel bullismo e in questa attività? Manca la figura dell'adulto. Io non dico che esistono, non esistono, mancano gli adulti, in questa società mancano gli adulti. Cosa si intende per mancare gli adulti? Manca una figura di riferimento costante all'interno di tante famiglie, poi c'è quella famiglia pure che ha dei problemi, con cui il minore si può relazionare in qualche modo. Allora cosa succede? Questo bambino cosa fa? Va dalla professoressa, gli fa vedere il video, lancia un allarme, che non tutti quei ragazzini saranno stati hanno partecipato come si faceva da bambini maschietti che andavano tutti insieme, no, a fare qualcosa. Poi c'era quello che faceva quel qualcosa in più e c'era quell'altro che si ritirava. Cosa succede? Succede che lo dà alla mamma. La mamma dice sì, va bene, sto ragazzate. Questo è il problema. Cioè la madre è meno poco adulta. Meno responsabile del figlio. Esatto, esatto, proprio questo. È poco adulta. Quindi cosa dice? Va bene, sono ragazzato. Poi quando all'inizio dice sì, ho fallito,
Poi alla fine la difesa, anche forse dell'avvocato, dell'interesse, dice no, no, ma tu non dire che hai fallito. Dice no, ma lui non partecipa, tanto che quella è una difesa giudiziaria. Dice no, tu come fai a sapere che mio figlio ha fatto quello che ha fatto? Lui può essere pure che stava lì e guardava altri che lo facevano. Quindi questo è anche un segno. Ma qui torniamo sempre al suo discorso. Io dico sempre una cosa. Il bullismo, tutte le nuove generazioni, c'è una grossissima difficoltà di relazione. Secondo me è riduttivo. No, aspetta. Il bullismo, no, no, ma aspetta. Il bullismo, ma io ti dico questo, cioè, il problema è che il bullismo parte dalla fregare la merenda al compagno di classe o prenderlo in giro, a salire a prenderlo a pugni, aspettarlo fuori dalla porta, fargli degli scherzi pesantissimi, tanto che ci sono stati altri casi di suicidio. Allora, questo cosa significa? C'è sempre stata un'aggressività nel gruppo dei minori, questo fa parte della crescita, no? Tutti noi abbiamo visto, siamo cresciuti anche in ambienti con cui ci si doveva confrontare anche a pugni. Diciamo che la voglia poi. Però il problema qual è adesso? Tu ti trovi di fronte a una generazione, non a caso li chiamano i millennial 2.0, cioè sono generazioni che sono nate ormai soltanto sul mondo virtuale, non sanno fare niente tecnicamente, però se tu gli dai un cellulare, gli dai un... dici guarda io non lo so fare, fallo tu, oh, ma mi sei capace, e in 2 minuti ti ritiro. Quindi c'è una, qualcuno la chiama la società liquida, c'è una società dove si vive tutti insieme ma non ci si conosce, non si ha un contatto fisico, non si ha... Quindi questo cosa sviluppa? Sviluppa poi un istinto primordiale che è l'aggressività. Quindi i ragazzini diventano più aggressivi perché non hanno motivo di scuola. E allora si prende un soggetto, può essere il compagno di scuola, può essere l'amica, perché c'è anche una sorta di bullismo anche femminile, ma oppure si prende che cosa? Un poveraccio, perché? Perché rappresenta qualcosa di negativo per noi, non funziona, perché è facile, perché poi appunto si ha anche degli altri. Quindi si prende quel poveraccio, questo o un altro, perché sai che non si può difendere. Quindi questo è il problema. Il problema è mancare adulto. Noi non ci abbiamo una generazione senza adulto. Nessuno rispetta quello che dice, guarda, quello è il ruolo della famiglia, della scuola, di tutte le istituzioni, di come si tratta, riprendiamo da altre che hanno fatto da questa signora.